pomeriggio e ben ritrovati a Linea Attualità, il nostro programma di approfondimento quotidiano che anticipa la fascia serale dei nostri telegiornali. Ve le ricordo come sempre, puntuale 19 alle 20 alle 23, l'edizione dedicata a Milano e a Milano Sud, alle 19.30, 20.30 e 23.30, l'edizione invece dedicata a Pavia e provincia. Anche nella puntata di oggi di Linea Attualità cercheremo di fare un po' il punto della situazione sui vari strascichi dell'emergenza coronavirus in Lombardia. La notizia di oggi che il governatore Fontana ha dato in conferenza stampa stamattina, noi l'abbiamo seguita, troverete un ampio servizio anche all'interno dell'edizione di Milano del nostro telegiornale, che Regione Lombardia ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro per rilanciare l'economia. Parleremo anche di questo nell'arco della puntata di Linea Attualità, ma parleremo anche di scuole, perché abbiamo presente un sindaco che ha dovuto rimettere mano pesantemente ai plessi scolastici per far ripartire e far suonare la prima campanella proprio ieri lunedì. Poi parleremo, se ci sarà spazio, anche di referendum, ma parleremo anche e soprattutto di vendemmia in Oltrepò Pavese, perché ovviamente siamo al giro di boa, come si suol dire. È stato raccolto, diciamo, è stata raccolta l'uva bianca, ora tocca all'uva rossa, ma è stata una vendemmia che abbiamo voluto definire più difficile, la più difficile degli ultimi decenni, soprattutto perché l'emergenza Covid ha messo in difficoltà le aziende, soprattutto sul reperimento di manodopera. Allora andiamo a parlare di questi temi con i nostri ospiti, che ve li vado subito a presentare. Abbiamo in studio il sindaco di San Genesio ed Uniti Cristiano Migliavacca, buonasera, che saluto, ringrazio. Buonasera a tutti, grazie a voi. Buonasera. Grazie mille sindaco, mentre in collegamento Skype abbiamo invece il direttore del consorzio Vini Tutela Vini dell'Oltrepò Pavese, Carlo Veronese, che saluto e ringrazio per la presenza. Grazie Veronese. Buonasera, buonasera. Allora, io parto subito da un tema che è quello ovviamente che tiene banco in queste ore, diciamo, che è quello della scuola. Certo. Sindaco, voi avete dovuto mettere mano al plesso scolastico, quindi avete dovuto mettere sul piatto fondi e risorse del vostro comune per consentire giustamente agli alunni di ritornare in classe in sicurezza. Certo. Lei ovviamente è un esponente, inutile negarlo, della Lega del Carroccio, un esponente di punta della Lega del Carroccio, soprattutto in provincia di Pavia. Voi avete contestato apertamente il ministro Azzolina, soprattutto perché avete contestato i ritardi nelle linee guida. Guardi, come mai? Io devo solo ringraziare la buona volontà del comprensivo scolastico, dei nostri docenti, dell'amministrazione comunale, che con un mese di anticipo delle linee guida del ministro ci siamo adoperati con la nostra, diciamo, esperienza scolastica, con la nostra esperienza anche usando dei tecnici sulle responsabilità e sulla sicurezza, attivando subito dei lavori senza linee guida. Perciò abbiamo iniziato i lavori in anticipo e poi abbiamo visto che il nostro buonsenso, la nostra preparazione tecnica dei nostri tecnici legati alla sicurezza ha portato buon risultato. Ci siamo adoperati tutto il mese d'agosto, degli investimenti che sono aggirati verso 50.000 euro di investimenti, però spesi veramente con tutta la passione e con tutto il cuore che poteva metterci un amministratore. Abbiamo garantito una scuola perfetta sia partendo dall'asilo nido, perché San Genesio accoglie dall'asilo nido alle scuole medie, le spiego come una volta, non la primaria e la secondaria, ma l'elementare e le medie, così lo capiamo tutti. Abbiamo fatto delle aule in più e devo dire la collaborazione dei docenti, la collaborazione del comprensivo scolastico, la collaborazione anche dei bidelli, tutti insieme, dedicando veramente tante ore, abbiamo dato alla scuola pronta per la partenza del primo giorno di scuola. Ecco, allora vado un attimo a collegarmi invece adesso con Carlo Veronese, direttore del consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, perché il centro ERSAF dove si trova adesso Veronese, che è poi la sede del consorzio, sta ospitando proprio da ieri, grazie anche all'iniziativa di Regione Lombardia dell'assessore Rolfi, una delle tante classi, se non addirittura qualche classe, poi sarà Veronese a spiegarci nel dettaglio, del corso ovviamente di agraria del Gallini, quindi un'iniziativa che è partita ieri, Veronese? Sì, da ieri, dal suono della campanella, il centro Ricca Gioia ospita le classi terza, quarta, quinta e sesta
del corso di viticoltura del Gallini. È bello perché siamo tornati un po' tutti i ragazzi, insomma, ci sono questi ragazzi che girano, che studiando viticoltura hanno la possibilità di essere immersi in un'azienda agricola vitivinicola, quale è il centro di Rica Gioia, e hanno già iniziato a visitare i vigneti della zona con i loro professori, e abbiamo già iniziato anche a fare un po' di conoscenza. Sicuramente è una bella esperienza per loro poter lavorare in mezzo alla natura, e io sono convinto che sia un ottimo utilizzo dei fondi e delle aree pubbliche in un momento di emergenza come questa. È anche un motivo per, diciamo, rilanciare almeno in parte quel grosso centro che è il centro di Rica Gioia che lei ha nominato, che è sede sia del consorzio, ma anche doveva essere negli anni un po' il fulcro della viticoltura lombarda, ma che nell'ultimo periodo ha fatto un po' di difficoltà, insomma, ha avuto un po' di difficoltà per essere rilanciato. Quindi potrebbe essere, secondo lei, un primo step, seppur chiamiamolo magari economicamente parlando non vantaggioso, ma però un primo step di rilancio, soprattutto uno step che riguarda i giovani. Ma in realtà Rica Gioia ha la fortuna di avere già aule attrezzate, perché erano state pensate per l'università, dotate dei bagni già divisi per maschi e femmine, dotate di tutte le situazioni che servono in questo momento di emergenza, e quindi ha un bel parcheggio grande. È un po' scomodo dal punto di vista di viabilità, ma la scuola dei Gallini ha assicurato un servizio di autobus che portano i ragazzi qua. Molti ragazzi di quarta, di quinta e soprattutto di sesta ormai sono automuniti o motomuniti, quindi ci può essere già una situazione che permette di liberare spazio nella sede principale a Voghera. Allora, ritorniamo dal sindaco Migliavacca. Parliamo ancora di scuole. Si è fatto tanto parlare degli aiuti che dovevano arrivare da Roma, questi banchi, eccetera. Voi avete fatto richiesta, sono No, ad oggi arrivate, arriveranno? noi con quello che avevamo abbiamo attrezzato le nostre aule, abbiamo fatto degli spazi in più, perciò per allargare le metrature a disposizione per ogni singolo alunno e abbiamo usato veramente tutto quello che avevamo a disposizione. Un aiuto economico dal governo è arrivato pari, vado a memoria, 15.000 euro circa contro le 50-60.000 euro di spesa. Ad oggi abbiamo dovuto fare un investimento anche perché il plesso scolastico del comune di San Genesio ospita anche due comuni, che sono il comune di Bornasco e Zeccone, e abbiamo voluto essere subito pronti per garantire, anche se non sono nostri concittadini, ma sono alunni che sono il nostro futuro. Perciò un'amministrazione deve essere vicina alla scuola e abbiamo voluto davvero essere pronti anche per i ragazzi dei comuni limitrofi. Veronese, entriamo un po' nel dettaglio invece dell'argomento che a lei sta più a cuore. Vedo che ha su anche un Apollo con scritto hashtag oltre Po, Autopo Lover, giusto, leggevo male, ecco. Parliamo di oltre Po, ovviamente, parliamo di territorio, parliamo di questa vendemmia, una vendemmia complicata, una vendemmia difficile, come dicevamo all'inizio, insomma, caratterizzata dalla mancanza di manovalanza in vigna, perché questo Covid ha inciso anche su questo modo di intervenire proprio in agricoltura. Ecco, come sta andando? Facciamo un po' il punto della situazione. Allora, come tu dicevi prima in apertura, sono state raccolte le uve bianche, in realtà sono state raccolte anche una parte delle uve rosse, pensiamo al Pinot Nero base spumante. Ricordiamo che inoltre Po siamo una zona di spumantistica di eccellenza, quindi il territorio è partito con la raccolta delle basi spumante, poi è andato sui bianchi, e in questo giorno, proprio oggi, tra ieri e oggi, stanno partendo i rossi. L'Oltrepò ha una vendemmia lunghissima, lunghissima perché la superficie è tanta, ma lunghissima anche perché sono tante tipologie diverse di uva che hanno esigenze di vendemmia diversa. E la vendemmia dei rossi, io sentivo le aziende ieri sera con cui alcune aziende ci siamo incontrati, soprattutto nelle aree di più di pianura, ha bisogno di un'urgente vendemmia, perché queste giornate estremamente calde di questi giorni stanno portando a una maturazione molto molto rapida, e un bisogno di raccogliere l'uva al più presto.
mentre l'area poi di collina e l'area, io dico, di alta collina, che è quella dell'Oltrepò, permette anche di andare un pochettino un po' più lenti, ecco. La vendemmia fino adesso, le basi spumante e i bianchi, è stata una vendemmia eccezionale, veramente molto molto buona. E la nota dolente è stata il patema di tutti i produttori, legato soprattutto a quelli più grandi che utilizzavano manodopera estera, legata all'impossibilità di avere la manodopera straniera sul territorio dovuti ai problemi Covid. E questo ha creato parecchi problemi. Ecco, io l'ho definita nel nostro titolo la vendemmia più difficile degli ultimi decenni, è proprio così? Ma di sicuro l'approccio iniziale è stato molto difficile. Poi, come spesso succede, ci si è rimboccati le maniche, molte aziende hanno ripreso ad avere personale italiano, sono tornati molti giovani a vendemmiare, sono tornate molte persone del territorio a vendemmiare, c'è anche una situazione di persone che hanno anche bisogno in questo momento di lavorare. In alcune situazioni, di alcuni prodotti, si è fatto un po' più uso della vendemmia meccanica, che è sempre una possibilità, e quindi se le aziende sono attrezzate per la vendemmia meccanica può essere un sistema per risolvere questo problema. Certo che i prodotti di estrema qualità hanno bisogno di una vendemmia più accurata che quella a mano. Certo. Poi ritorno ancora da lei a parlare ancora di questa vendemmia veronese. Ritorniamo a parlare un attimo ancora di scuola. Oggi sono arrivate le prime notizie che alcune scuole sono state chiuse causa ovviamente quarantena. Insomma, ci sono degli esempi e lo approfondiremo anche nel corso del nostro telegiornale Zona Milano, proprio nella zona del Milanese. Insomma, ci sono alcune realtà che hanno dovuto fare i conti ovviamente con il Covid, seppur in modo molto marginale, fortunatamente per questioni di bambini asintomatici, fortunatamente, però ovviamente il tampone dà la certezza e queste scuole sono Assolutamente. state chiuse. Sarà davvero una ripartenza difficile oppure riusciremo, secondo lei, da amministratore Guardi, navigato, qual è disciplinare nel migliore dei modi questa ripartenza in modo tale che questa sicurezza sia davvero garantita? quello che mi preme a far arrivare i telespettatori a casa è che deve esserci davvero l'allerta. Non è finito tutto, non è che adesso abbiamo fatto partire le scuole e tutto è a posto. Ad oggi abbiamo bisogno della collaborazione, soprattutto delle famiglie, nel trasmettere ai propri ragazzi che andare a scuola bisogna alzare un po' l'asticella sulla sicurezza, sulla prevenzione, sulla mascherina. Lo so che sembra pesante perché sembra che non c'è niente, però purtroppo questo battere, questa pandemia è nell'aria e è ancora tra di noi. Perciò abbiamo bisogno di una forte collaborazione e penso che questa forte collaborazione dalle famiglie, dai ragazzi, perché è un sacrificio enorme essere in una scuola che quando devi alzarti dal banco devi usare la mascherina. Non dico che deve venire d'abitudine, però in questi mesi dobbiamo tenere veramente le protezioni alte, perché sicuramente sono dei mesi cruciali. Settembre, ottobre, novembre è quello che ci farà capire il nostro futuro nei prossimi mesi, soprattutto per l'inizio dell'anno del 2021. Veronese, parliamo ancora di vendemmia, ecco, lei che conosce bene il territorio, insomma, come sarà questa vendemmia? Com'è questa vendemmia sotto il profilo qualitativo? Abbiamo prima dipanato alcune problematiche, tra cui quello della manovalanza, poi magari ci ritorniamo. Però diamo un giudizio invece su com'è oggi la vendemmia, insomma, è una vendemmia di qualità, una vendemmia scarsa, una vendemmia che poteva dare di più? Allora, le basi spumante, passiamo prevalentemente al pino nero, sono state raccolte in maniera perfetta e quindi erano di giusta gradazione per lo scopo delle basi spumante. Ricordiamo che in caso di necessità c'era possibilità di correggere il grado zuccherino con l'arricchimento, ma in questo momento e quest'anno abbiamo visto che la maggior parte del prodotto è in perfetto a livello naturale. Il Riesling, ricordiamoci che c'è tra Riesling Renano e Riesling Italico, ci sono quasi 1400 ettari di Riesling sul territorio, è stato raccolto nelle settimane scorse e anche quello era
in una situazione perfetta, diciamo molto meglio all'inizio della vendemmia, poi verso la fine della vendemmia alcune partite hanno iniziato a sentire un po' il clima e quindi avere un po' più di problemi di sanità, ma nel complesso molto molto buona. Adesso c'è l'inizio, come dicevamo, dell'uva rossa e di uva rossa nell'Oltrepone abbiamo tanta, di tante tipologie, pensiamo a tutta la Croatina e Barbera pensata per Bonarda e Sangue di Giuda. È un momento difficile, è un momento che bisogna partire dai vigneti di pianura e poi man mano salire su quelli di collina. È un'operazione delicata, però insomma, se al momento la qualità è buona, tra il buono e l'ottimo, quindi le basi ci sono tutte per fare un grande vino del 2020. Bene, bene, questa è una buona notizia, insomma, Assolutamente. fortunatamente, insomma, si sente finalmente una buona notizia in un periodo magari difficile e complicato, ce lo auguriamo anche per i tanti viticoltori che operano sul territorio oltrepadano che hanno bisogno di fare qualità, poi è un termine che tante volte viene abusato, ma è fondamentale soprattutto per rilanciare un territorio ed è un tema che magari affronteremo anche con Veronese. Migliavacca, cambiamo argomento, lasciamo un attimo da parte la scuola che è partita, vedremo fra qualche settimana quali saranno gli Assolutamente. esiti di questa ripartenza e parliamo, perché no, di referendum. Il suo partito, la Lega, insomma, Salvini ha detto: io non posso dire di come far votare i miei, tra virgolette, militanti. L'orientamento è quello del sì, perché io più di un'occasione, dice Salvini nelle interviste delle settimane scorse, ho dato il mio assenso al taglio dei parlamentari per ridurre i costi della politica, però non voglio interferire sulle scelte dei miei militanti, dice. Insomma, quindi ci sono diverse anime all'interno della Lega? Ma no, all'interno della Lega, io penso anch'io che ognuno deve fare una scelta di buon senso. Ad oggi io non sono qui per promuovere il sì o promuovere il no, sono qui per fare una considerazione su questo referendum che per me, non da militante, non da politico, ma da cittadino, vedo dall'esterno. Ad oggi siamo in una situazione che scegliendo da una parte andiamo a tagliare quella democrazia che i nostri nonni, che i nostri bisnonni hanno lottato col sangue per portare avanti, perché andare a fare un taglio dei parlamentari si va a tagliare proprio il diritto di parola, il diritto di espressione di qualsiasi territorio, però dall'altra parte abbiamo dei costi elevati della politica che in un momento di questa nostra vita non ci possiamo permettere. Perciò sono due distinzioni molto chiare. Ad oggi il taglio della democrazia fa male, perché andare a tirar via la libertà di voto, la libertà di espressione di qualsiasi territorio fa male, ma abbiamo una politica che costa troppo. Perciò la mia decisione non è di oggi, perché è di sempre che ho detto, la politica costa, bisogna essere in grado di abbassare i costi della politica tagliando le indennità. Io faccio un esempio del mio piccolo comune, non voglio fare espressioni, ma voglio fare solo un paragone. Siamo arrivati al governo sangenesino nel periodo del 2011, quando è nata la spending review, che tutti i comuni non potevano più spendere, dovevano tagliare. Prima cosa che ho fatto da amministratore, ho tagliato l'indennità del sindaco, del vice sindaco e degli assessori del 10%. Perché? Cos'è che potevo fare? Non potevo lasciare a casa i consiglieri. Ad oggi i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, sono quel modo che il cittadino ha per far arrivare notizie al comune. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che i tagli con la spending review non bastavano. Il sottoscritto si è preso due posizioni organizzative, che una sono l'anagrafe, l'elettorale, e l'altra posizione organizzativa era la polizia locale. Le ho assemblate, le ho prese in carico io a costo zero e ho fatto risparmiare le casse comunali 10.500 euro annui. In 10 anni del mio mandato, perché sono ormai alla fine del secondo mandato, abbiamo fatto risparmiare 100.000 euro alle casse comunali. Questa per me è il vero risparmio. Non andare a tagliare i consiglieri. So anch'io che far politica con convincere, tra virgolette, delle mie strategie politiche due consiglieri invece di otto, faccio meno fatica a convincere due persone. Però ad oggi
è giusto che ci siano otto persone, perché queste otto persone nel Consiglio Comunale devono essere il megafono che portano i problemi sul tavolo a un'amministrazione. E questo è quello che ho visto io in questi mesi, non si è mai, sì, tagliamo la possibilità, tagliamo un costo, ma non andiamo, chi resta è ancora a prezzo pieno, non va bene, è ancora alto. Se vogliamo abbassare veramente i costi della politica bisogna essere consapevoli che dobbiamo fare un sacrificio tutti. Non è giusto che oggi un consigliere comunale prenda i gettoni di presenza pari a 100 euro all'anno, che lo stesso servizio lo fa un onorevole, un senatore, e ne prenda 10.000 al mese. Le responsabilità non ce ne sono, non è giusto che un sindaco prenda 1.000 euro al mese con le responsabilità di firma e un onorevole, un senatore, prenda 10.000 euro al mese dove non ha responsabilità. Questo per me è lo sbaglio. Ci sono delle contraddizioni. Al di là del taglio bisogna risolvere altre questioni. Al di là del taglio bisogna risolvere prima il costo della politica. Il costo della politica oggi è troppo alto. E andare a tagliare davvero i parlamentari e non toccare i veri costi della politica per me è sbagliato, perché voglio ricordare ai telespettatori a casa quello che siamo arrivati ad oggi avere come rappresentanza al governo sono dei sacrifici dove i miei nonni, i vostri nonni, i nostri bisnonni hanno lottato col sangue, e questo è una mancanza di rispetto. Questo è il mio pensiero, non voglio convincere nessuno. I tagli nella politica ci sono e ce ne sono tanti da fare. Bisogna mettersi una mano sulla coscienza e pensare che governare oggi è come governare una famiglia, non pensare di andare lì a portare a casa uno stipendio. Ecco, poi ritorneremo con lei a parlare di referendum. Veronese, ritorniamo a parlare invece di Oltre Po, Pavese e di Vendemmia. Abbiamo utilizzato il termine qualità. Un percorso che l'Oltre Po sta facendo, quali saranno, diciamo, i prossimi step per cercare di garantire una nuova visione di questo Oltre Po, che si parla tanto di un Oltre Po disgregato, difficile, complicato, però il consorzio cerca di mettere insieme queste anime per poi avere un obiettivo che è quello della qualità. Io sono convinto, tu sai che io sono ancora un forestiero, nel senso che è poco più di un anno che sono in Oltre Po, quindi mi considero ancora abbastanza forestiero. Io sono convinto che l'Oltre Po sia molto più aggregato di quello che sembra, nel senso che fa un po' comodo a qualcuno continuare a dare quest'idea di Oltre Po disgregato, di Oltre Po sempre bastian contrario. In realtà ci sono una serie di belle aziende che cominciano a lavorare insieme, anche all'interno del consorzio. Ci comincia a essere un bellissimo numero di giovani che dirigono aziende che hanno capito che l'unico modo è lavorare insieme. C'è un ritorno all'utilizzo delle denominazioni, che è il fulcro di fare Oltre Po, perché l'Oltre Po Pavese è le denominazioni di tutela dell'Oltre Po Pavese. I prodotti che non sono marchiati Oltre Po Pavese non sono i prodotti di Oltre Po Pavese, sono l'IGT provincia di Pavia o i tanti vini che molte aziende fanno ma che non riportano, che non sono certificati come prodotti Oltre Po Pavese. Quindi il lavoro è in consorzio ma è anche fuori, per aggregare e per cominciare a far conoscere questo prodotto, che è un grande prodotto fatto in uno splendido luogo, anche al di fuori. Il consorzio sta lavorando proprio in questi giorni per organizzare una presenza importante alla Milano Wine Week. Stiamo nello stesso tempo organizzando il Merano Wine Festival, quindi un'altra presenza importante anche quest'anno come l'anno scorso nelle vetrine importanti che è Merano, e di mezzo attività di promozione con giornalisti sul territorio. Anche oggi il nostro ufficio stampa aveva sul territorio alcuni operatori della stampa nazionale per continuare a tenere alto il nome di Oltre Po. Certo. Diceva, quali sono i prossimi appuntamenti fieristici, visto che insomma le fiere in questo periodo sono state ridimensionate ovviamente dalla pandemia, però lei, Veronese, ha citato due momenti focali, che sono ovviamente la Milano Wine Week, che ci sarà a breve, e poi un appuntamento, quello altoatesino di Merano. Sono questi, diciamo, i due prossimi appuntamenti futuri del consorzio? Sì, sono questi dove noi avremo una presenza importante d'immagine. Poi in realtà saremo ancora a Milano nel primo weekend di
di dicembre con un piccolo evento che si chiama Best Wine Star, anche lì per far conoscere, far riconoscere, riscoprire, conoscere a Milano e ai milanesi il meglio della produzione dell'Oltre Po, che quest'anno abbiamo denominato le perle d'Oltre Po, quindi i prodotti che è una cosa quasi unica nel patrimonio enologico nazionale, che vanno, abbiamo la possibilità di fare dei grandi spumanti, dei grandi vini bianchi, dei vini rosati, dei vini rossi, rossi giovani, rossi più leggeri e rossi più strutturati. Abbiamo la possibilità di avere la Bonarda come cavallo di battaglia, grande cavallo di battaglia, sia ferma che mossa, e possiamo chiudere con il sangue di Giuda o il moscato come dessert. Potremmo fare un bellissimo pranzo, una bellissima cena utilizzando vini diversi per ogni portata, solo lavorando con prodotti dell'Oltre Po Pavese. Questa è una cosa quasi unica sul patrimonio nazionale. Allora, quando la organizzerà ci inviterà, Perché vogliamo volentieri. Veronese. Allora, mi fermo per qualche istante per il classico break pubblicitario, ritorniamo, diamo i dati dei contagi di oggi e poi magari parliamo ancora qualcosa di referendum e poi parliamo anche di ristorazione, perché giustamente il sindaco Migliavacca ha anche un locale, ci darà insomma il suo sentiment di questo drammatico periodo, visto che così andiamo a incrociarlo con quello invece del direttore veronese. A dopo. Rieccoci nuovamente live dallo studio 1 di Milano Pavia TV con Linea Attualità. Stiamo parlando di referendum, ma parliamo anche di vendemmia. I nostri ospiti di oggi sono Cristiano Migliavacca, sindaco di San Genese, in collegamento Skype, invece il direttore del Consorzio della Vini Oltre Po Pavese, Carlo Veronese. Allora, come promesso, andiamo a leggere il bollettino di oggi relativo ai contagi. Lo prendiamo come sempre da Lombardia Notizie. Si conferma il trend positivo dei guariti dimessi più 223, elevato il numero di tamponi effettuati 19.399, sono 176 casi positivi per una percentuale pari allo 0,9%. È scesa di molto rispetto a ieri ed è una delle poche volte negli ultimi 20 giorni che questa percentuale è scesa sotto l'1%, quindi questo dato fa ben sperare. Andiamo a vedere l'altro dato significativo, che è quello dei ricoverati, più una persona in più in terapia intensiva per un totale di 29 in Lombardia, più un ricoverato invece non in terapia intensiva per un totale di 263 persone, più due decessi rispetto a ieri per un totale generale di 16.903 morti da inizio pandemia. E andiamo a vedere invece l'incremento casi per provincia, ci interessa ovviamente Milano, fa segnare più 90 nuovi casi, di cui 46 segnalati a Milano città, Pavia più 7 rispetto al giorno precedente. Questo diciamo è il quadro generale. Regione Lombardia, come sempre, ci comunica anche che tra i 176 nuovi positivi, 35 sono debolmente positivi e 8 usciti a seguito di test sierologici. Andiamo a vedere invece la situazione nazionale, la prendiamo da Repubblica, andiamo a leggere subito nella pancia dell'articolo. 9 morti e 1.229 nuovi positivi, sono questi i dati del bollettino quotidiano del Ministero della Salute sull'epidemia di coronavirus. Il numero totale delle vittime dall'inizio di pandemia è di 35.633. Sale da 197 a 201 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva e nelle ultime 24 ore sono stati fatti 80.517 tamponi. Il totale degli attualmente positivi è di 39.712 persone, di cui 37.289 sono le persone in isolamento domiciliare e 2.222 ricoverati con sintomi. Nessuna regione è a zero casi, questo ci segnala Repubblica. Allora, questi erano i dati di oggi, più o meno molto similari ai dati delle ultime settimane. E ritorniamo invece a parlare di referendum, Migliavacca. Sì. Un'ultima battuta volevo fare con lei, cioè il discorso che il più delle volte, soprattutto il centrodestra, ha contestato al Movimento 5 Stelle, che ha portato avanti questa battaglia del taglio dei parlamentari, di aver pensato solo
a questa riforma, diciamo così, costituzionale e non ad altre riforme più impegnative. Esempio su tutti la riforma elettorale. Lei cosa ne pensa? No, assolutamente, condivido questa linea e sono ancora pienamente d'accordo essere contrario alla linea del Movimento 5 Stelle che il taglio parlamentare è la medicina per salvare l'economia nazionale. Per me non è mai stata, sicuramente il taglio dei parlamentari porterà un beneficio minimo alle casse nazionali. Però può creare un forte problema se non va a toccare la legge elettorale, perché ad oggi creando sempre meno possibilità di avere persone che possono essere a disposizione del territorio, non avere più simboli nel territorio, ci sono meno persone scelte dai partiti. Perciò ad oggi sarebbe bello avere una legge elettorale dove il popolo è ancora sovrano. È giusto che, come è sovrano nei comuni, come è sovrano nelle regioni, è giusto che va a premiare con il voto il politico che oggi si adopera sul territorio per lavorare veramente la vera politica, non la falsa politica. E questo qua potrebbe essere veramente il cambio e il miglioramento di una buona politica a livello nazionale. Ad oggi questa legge elettorale con questo taglio dei parlamentari, dico la verità, a me fa paura. Bene, Migliavacca, allora diciamo mettiamo anche questo argomento un attimo nel freezer, come si suol dire, sicuramente lo approfondiremo anche nel corso delle puntate di attualità di questa settimana, visto che si andrà appunto a votare per il sì o per il no nel prossimo fine settimana, il 20 e il 21 settembre, tornata elettorale che seguiremo con diversi appuntamenti proprio live qui dallo studio 1 di Milano Pavia TV, a partire da lunedì con delle edizioni speciali proprio di Linea Attualità a partire dalle 17 fino alle 19, poi a seguire anche con i nostri programmi relativi all'informazione. Ritorniamo a parlare invece di Oltre Po Pavese e Veronese. Noi facciamo un programma che si chiama Itinerari, che insomma spazia un po' su tutto il territorio oltrepadano a raccontare le eccellenze di questa zona davvero meravigliosa del nord Italia. E ci siamo imbattuti, e questa è una domanda che le volevo fare e ne approfitto di questa occasione, perché ci siamo imbattuti in tanti giovani che hanno preso le redini di diverse cantine. Ecco, secondo lei può essere un volano in più per la riscossa di questo Oltre Po? Io credo di sì, credo e spero di sì. Io ritengo che il passaggio generazionale che in Oltre Po è stato un po' più rallentato che in altre aree vinicole sia la speranza e la fortuna di questo territorio. È chiaro che i giovani di oggi, che sono spesso quelli che hanno studiato enologia o altre specializzazioni, sono figli dei programmi Erasmus che hanno permesso agli universitari di girare l'Europa e studiare all'estero. Sono figli di un altro sistema di mobilità rispetto a noi, diciamo, un po' più con i capelli bianchi. Oggi i giovani sono abituati a prendere, pre-Covid erano un po' più abituati a prendere Ryan all'aeroporto e fare un weekend all'estero, cosa che per noi era un po' più difficile, soprattutto una volta era quasi impossibile. Quindi sono più abituati a girare, a conoscere, ad approfondire, a lavorare in gruppo, a lavorare in team e a confrontarsi. Io spero tanto in questo bel gruppo di giovani che sta uscendo dall'Oltre Po, perché sono convinto, sto vedendo proprio in questi ultimi mesi, che sono quelli che seguono di più, che propongono di più, che hanno più voglia di fare. E questo deve essere lo sviluppo futuro di questo territorio. E hanno anche un'ottica diversa, un approccio diverso al mercato e anche alla promozione del proprio vino. Anche questo può giovare. Sì, hanno un'ottica molto più vicina al consumatore, hanno un'ottica molto più vicina a quello che c'è nel vino nel mondo, quindi non si fermano a guardare quello che era esclusivamente la tradizione, quello che era il sistema, diciamo, lombardo, ma guardano già e si muovono molto di più, perché bisogna ricordare che vendere il vino in bottiglia, che è lo scopo del nostro lavoro, portare il vino in bottiglia ovunque nel mondo e venderlo per avere più guadagno, più remunerabilità e soprattutto avere azione, è un lavoro difficile, un lavoro diverso, bisogna muoversi, bisogna uscire da casa, bisogna girare il mondo e non è fatto per tutti. Io trovo che i giovani oggi siano molto più pronti
a lavorare in questo senso. Miglia Vacca, cambiamo argomento con lei e troviamo un fil rouge anche con i vini, il mondo vino, vitivinicolo e con il direttore veronese. Lei non fa il politico di professione, ma No, fa certo. tutt'altro nella vita, oltre a fare Sì, anche il sì, sì. papà, fa anche il ristoratore. Sì, Quindi una assolutamente. situazione, quella dei ristoratori, drammatica, uscita da questo lockdown che ha messo in ginocchio questo settore. Però volevo fare, prima di entrare un po' nel dettaglio, volevo parlare anche, abbiamo sentito il direttore veronese parlare di qualità, di territorio appetibile che è l'Oltrepò Pavese. Potrebbe essere questo post-Covid, chiamiamolo così, anche se la parola non Guardi, è io giusta, un volano, assolutamente, un io qualcosa per rilanciare il sono territorio. certo che l'Oltrepò, oltre alla potenzialità dell'ottimo vino che propone, che ha sempre proposto, purtroppo, come diceva il direttore veronese, non c'è stata la giusta sponsorizzazione, la giusta pubblicità al buon vino. Si è sempre pensato di fare vino, di produrre tanto vino, ma di non promuoverlo, perché io penso e sono certo che il nostro territorio non ha nulla che invidiare alle colline toscane. Abbiamo dei vini strepitosi e poi quello che è importante ad oggi nel mondo, ormai un mondo moderno, un mondo dove dobbiamo guardare un commercio rivolto al mondo, deve esserci davvero la partnership delle aziende, perché ad oggi pensare di arrivare con una sola nostra azienda a soddisfare le esigenze di una nazione o a arrivare anche a oltreoceano e proporre, siamo veramente piccoli. Però l'unione fa la forza e poi possiamo legare un territorio che è un paradiso naturale. Io penso che, e ho sentito anche parlare molti amici, nel periodo del lockdown, nel post-lockdown, la città faceva sempre paura a muoversi. Allora hanno scoperto veramente questo nostro territorio che è l'Oltrepò, che forse la nostra generazione, dai trentenni, quarantenni, cinquantenni, abbiamo dimenticato, perché forse negli anni 70 i milanesi, i bergamaschi, così potevano, i monzesi, hanno scoperto, noi l'abbiamo dimenticata perché è andata nel dimenticatoio. E in questi mesi, che con biciclette, moto, macchine, con le famiglie, andare a trovare i posti dove c'era l'aria aperta, dove si poteva mangiare in tranquillità e così, abbiamo riscoperto veramente il vero valore dell'Oltrepò Pavese. Io spero che noi amministratori, noi parliamo della politica, anche a livello regionale, investono molto sul territorio dell'Oltrepò Pavese, perché ad oggi potrebbe essere veramente un punto di partenza per far rinascere l'economia del nostro territorio pavese. Ecco, Veronese, su questo aspetto che la politica, le istituzioni dovrebbero spingere maggiormente l'acceleratore sull'Oltrepò Pavese, questo appello che ha lanciato da politico stesso Miglia Vacca, cosa ne pensa? Io sono dell'idea che la politica deve fare la sua parte, però c'è anche il famoso detto aiutati che Dio ti aiuta. Quindi l'Oltrepò, alcune aziende dell'Oltrepò, alcuni personaggi sono sempre in attesa dell'aiuto di altri. Io credo che oggi sia il momento di rimboccarsi le maniche tutti, dagli amministratori pubblici ai ristoratori, ai produttori di vino, ai pochi. Purtroppo addetti all'ospitalità, io credo che in questo momento inoltrepò abbiamo bisogno anche di ospitalità, pochissimi sono gli alberghi, pochini sono gli agriturismi, uno dei problemi che abbiamo in questo momento è ospitare persone per qualche notte sul territorio. Dobbiamo metterci tutti insieme, fare rete e come diceva il sindaco sicuramente riusciremo perché chi viene inoltrepò e non lo conosce si innamora del posto. Io ho portato inoltrepò persone che non c'erano mai state venendo dal Veneto o dall'altra parte della Lombardia e hanno già detto che ci vogliono tornare perché è talmente grande, talmente bello che non basta un weekend per vederlo tutto. Quindi chi viene sono i nostri migliori ambasciatori ed è la nostra migliore pubblicità. Ottimo, Condivide, condividi Migliacca. assolutamente, è il punto di partenza davvero per far ripartire un territorio che ad oggi non ha la terra ma ha l'oro, perché ne sono certo, la terra dell'Oltrepò può produrre tanto a livello di ricchezza economica grazie alle eccellenze del vino, grazie anche alla gente, perché in un momento difficile io vabbè, conosco anche le aziende vinicole per un po' per il mio lavoro, però anche ho molti amici.
non hanno mollato, le radici sono molto territoriali e questo sta portando beneficio adesso. Ho visto tante aziende che hanno investito milioni di euro sull'Oltre Po e queste persone devono essere premiate. E l'unione che stanno facendo, questo team che il direttore sta portando avanti con questo pool di aziende, sicuramente sarà il punto di partenza per portare davvero molta ricchezza sul territorio dell'Oltre Po. Io sono davvero uno degli innamorati del territorio, ci tengo alla mia pavesità, ma soprattutto anche l'Oltre Po pavese, perché è la nostra terra che, anche se siamo lontani qualche chilometro, quando vogliamo trovare beneficio prendiamo e andiamo nelle nostre colline a rilassarci, e questo dobbiamo trasmetterlo non solo alla nazione ma a tutto il mondo, e sicuramente ripartiremo alla grande. È facile trasmettere questo sentiment a tutto il mondo, Veronese? Ma guardate, per il mondo non Oltre Padano, che qua non è mai stato, facendo vedere le fotografie di queste colline, che per voi sono colline, ma per chi vive a pianura sono montagne, di questi vigneti con queste pendenze importanti, perché l'Oltre Po ha queste bellissime valli, questi vigneti con pendenze importanti, i castelli, le pievi, questa ospitalità bella, perché si mangia bene, abbiamo dei ristoranti di ottimo livello, e poi abbiamo la comodità, ricordiamoci questa comodità, di avere delle metropoli molto vicine, perché ricordiamo sempre Milano a un'ora, ma anche Torino è vicina, anche Genova è vicina, e alla fine con l'autostrada dal mondo veronese, veneto, bresciano, in un'ora e mezza ci si arriva, quindi c'è ampia possibilità di far conoscere persone nazionali. Poi abbiamo tutto l'estero, che è tutto da scoprire. I tedeschi che stanno venendo, ho conosciuto dei tedeschi quest'anno che erano venuti per la prima volta in Oltre Po, hanno già detto che tornano con gli amici. Quindi sicuramente abbiamo l'oro in mano, se lo gestiamo bene abbiamo il futuro assicurato. Migliavacca, abbiamo ancora un minutino di trasmissione. Che autunno sarà per il mondo dei ristoratori? Il mondo dei ristoratori, ma il mondo dei bar, il mondo di tutte le partite IVA, il mondo davvero economico. Ad oggi la ripartenza è stata davvero difficoltosa, perché vabbè, si è ripartito, però ad oggi non siamo ancora in piena efficienza. Vediamo ristoranti che, come anche la mia attività, non è ancora partita, perché giustamente non si sa il futuro, non si sa che cosa si può trovare a settembre, non si sa cosa si può trovare a ottobre, e questo fa ancora paura. Io spero davvero che si possa portare degli aiuti, come abbiamo visto, e che dopo parleremo di Regione Lombardia, che saranno ancora tutti da studiare, ma abbiamo visto davvero un'amministrazione regionale vicino a questo problema. Abbiamo bisogno di tutti, come dicevo prima, perché siamo passati veramente da una catastrofe. Questa pandemia a livello economico ci ha portato indietro di 20 anni, perché fino a febbraio si lavorava con tranquillità e con fatica, ti trovi a non avere più niente, persone che magari marito e moglie hanno fatto degli investimenti durati di 20 anni, ad oggi non hanno neanche più l'attività. Questo veramente, qua abbiamo veramente bisogno d'aiuto. Io spero che la Regione Lombardia, l'Italia, sia vicino a tutte queste partite IVA, a tutti gli artigiani, ai ristoratori, ai bar, a chiunque oggi crea lavoro, perché l'indotto, perché purtroppo se non creiamo lavoro non ci sono neanche posti di lavoro. Noi non siamo qui, non voglio difendere solo le partite IVA devono essere a disposizione per creare lavoro e creare ricchezza a tutte, anche ai dipendenti e alle persone comuni. Io mi auguro davvero che i prossimi mesi possano portare un beneficio, una voglia di andare avanti, perché ad oggi le persone le vedo demoralizzate, perché purtroppo quando non hai una prospettiva è dura anche a fare un progetto, perché se sai un progetto medio-lungo termine deve avere una prospettiva di arrivo o di atterraggio. Ad oggi noi siamo qui nel buio, non sappiamo cosa abbiamo sotto i piedi, e questo fa paura, perché purtroppo spaventa a tutti. Io auguro davvero che ripartiamo tutti bene, e
ci aiutiamo a vicenda, perché abbiamo bisogno di aiuto da tutti. Bene, io chiudo qui questa puntata di Linea Attualità, ringrazio il sindaco Cristiano Migliavacca, primo cittadino di San Genesio. Grazie. Ringrazio in collegamento Skype Carlo Veronese, direttore del Consorzio Tutela Vino Oltrepò Pavese, gli auguriamo ovviamente buon lavoro e lo saluto. Io chiudo qui questa puntata, noi ci vediamo sempre puntuali domani alle 18 ed ora vi lascio in compagnia dei nostri telegiornali. Buona serata.